la rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buon inizio settimana da Mimmo Moramarco, la rassegna stampa oggi lunedì 15 maggio 2023. L'argomento, o meglio uno degli argomenti principali che ritroviamo sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani, è quello dell'addio alla RAI da parte di Fazio e Littizzetto. Poi c'è anche la visita ancora di Zelensky e il monito del Papa da Roma. Ma comincio con il Corriere della Sera, che oggi al centro pagina, a proposito di Zelensky, ci sono le dichiarazioni ennesime: Kiev vincerà entro l'anno, Zelensky a Berlino pronti all'offensiva, ci servono jet, Scholz dice Mosca si ritiri. Questo per quanto riguarda il tour diplomatico prima dello scontro decisivo, il Papa, le armi distruggono la speranza. Sul Corriere della Sera al centro pagina l'intervista al campione serbo che dichiara mai stato Novax, Djokovic sono un lupo solitario come quello che vidi da bambino, ha dichiarato, e lo vediamo al centro pagina con la coppa. Come dicevo, anche qui Fazio e Littizzetto via dalla RAI, e c'è la frase di Salvini che ha scatenato polemica, ovvero belli ciao. Il Fatto Quotidiano, Francesco le canta a Zelensky al centro pagina, guerra, Santa Sede irritata per il no di Kiev alla mediazione con Mosca. Al centro vediamo proprio la foto di Papa Francesco e Zelensky. In alto si va in Turchia con il Fatto Quotidiano, la Turchia al voto, l'eterno Erdogan in testa, il rivale grida ai brogli e dichiara vinco io. Per le comunali in Italia l'affluenza crolla di altri 7 punti e Meloni con Salvini dal Cavaliere. L'editoriale di Marco Travaglio, come ogni lunedì, ma mi faccia il piacere, si sofferma sulle armi a Kiev e poi l'incontro in Italia e in Germania nel tour di Zelensky. Il Giornale apre con i martiri immaginari, la foto di Fazio e Littizzetto al centro pagina, i due artisti lasciano la RAI per un ricco contratto a Discovery e la sinistra grida all'epurazione, bufera sul tweet di Salvini. Sotto Meloni visita e vertice da Berlusconi, la giornata della Premier a Udine degli Alpini, poi in ospedale anche Salvini al San Raffaele. L'editoriale riservato a Marco Gervasoni, l'invito a certi PM, e in alto l'assalto mediatico, voci, fango e veleni vogliono riscrivere la storia di Giorgia. Anche il Tempo apre in alto con la questione Fazio Littizzetto che lasciano la RAI, belli ciao, rifacendosi alla frase proprio di Salvini. Con uno sberleffo Salvini saluta la coppia che ha deciso di andarsene e la solita sinistra si indigna fino a insultare il segretario della Lega. Difesa del centrodestra, hanno perso il megafono e sanno solo offendere. Al centro il Tempo di Osho, Meloni al raduno degli alpini, sì alla Naia ma volontaria, e c'è la satira sulla foto che vediamo al centro pagina su Naya Noia. Sotto Turchia in bilico per le presidenziali, testa a testa e il ballottaggio. Arriviamo a sud con la Gazzetta del Mezzogiorno che apre con Taranto Europa, missione del vicepresidente Timmermans, l'acciaio sia pulito, allarme degli agricoltori, pochi lavoratori per raccogliere le ciliegie. E qui vediamo la foto al centro pagina con l'incontro a Taranto. La Gazzetta si sofferma ancora sulla strage in famiglia e l'addio a Jessica, oggi funerali della sedicenne uccisa dal padre, come sappiamo la triste vicenda di Torre Maggiore. Sotto Bari un sogno chiamato a calcio, i biancorossi preparano il rush finale e anche il Brindisi torna in Lega Pro. Repubblica, la televisione di Stato, in alto Rai a destra, Fazio lascia, poi Calderoli, all'Italia serve un governatore, premier eletto come nelle regioni. Al centro la Turchia verso il ballottaggio, vediamo la foto che ritrae dei manifestanti anche con Erdogan, l'opposizione dichiara siamo testa a testa con Erdogan. La Stampa, al centro pagina ancora Erdogan, finale sul filo di lana nelle elezioni
turche, il leader uscente sotto il 50%. Si parla di ballottaggio in una nazione spezzata dalla crisi in questo articolo di Stefano Stefanini. Di lato il racconto Io viva e morta tra la malattia e la bella risata che ci salverà di Michela Murgia. Dall'altro lato il caso La vergogna della Rai, Fazio via dopo 40 anni, non ci sono uomini per tutte le stagioni. E sotto ancora, nello spazio riservato al personaggio, Fabio che voleva una TV civile. Secondo questo articolo, riferendosi ancora a Fabio Fazio, parlare sempre di sinistra e una TV civile. Sulla Stampa, La verità, ancora al centro pagina la foto di Michela Murgia per le dimissioni di Levi. La censura su Rovelli fa scattare l'era del cannibalismo tra gli intello, scrive La verità. In alto avanza la linea dell'alto rappresentante Borrell, le armi a Kiev già costate 13 miliardi, il Papa all'Angelus prega per gli ucraini ma non cita nemmeno Zelensky, che alla mediazione ha riservato una risposta freddina. Intanto a Bruxelles ci si muove per la plenaria che garantirà 1 milione di munizioni e altre dotazioni, le spese saliranno ancora. Belpietro, l'editoriale di lato, la fine dei sindacati, Landini dalla Luna, 1.000 euro rifiutateli, scrive Belpietro. E sotto, grazie ai ritardi Unione Europea sulle bollette, i francesi pagano 1/10 di noi. Arriviamo a Libero, quelli che se ne vanno, che bel tempo che fa, rifacendosi ai titoli dei programmi di Fazio con la Littizzetto. Infatti Fazio e Littizzetto via dalla Rai solo negli ultimi 5 anni sono costati 100 milioni. Anche qui la foto di Giorgia Meloni ieri con gli alpini e da Silvio, per colpire la Meloni i giornali usano la madre, scrive Libero. Di lato Matteo Piantedosi e i piani del Viminale, 6.000 agenti in più per ripulire le città. L'editoriale su Libero di Alessandro Sallusti, assegnato il Nobel dei tromboni, vince il fisico Giorgio Parisi. E chiudiamo con La discussione, quotidiano fondato dal CIDE De Gasperi, che parla al centro di dispersione idrica e siccità, maxi sprechi e opere non fatte, nell'articolo di Maurizio Piccinino. Sotto il slow fiber per un settore tessile più etico e sostenibile, slow food dà vita a un nuovo network di aziende virtuose, e di lato le tende e le culle. L'articolo di Giuseppe Mazzei che parla di calo demografico. Bene, ed è tutto per la rassegna stampa di oggi. Grazie ancora da Mimmo Moramarco, è tutto. Ci risentiamo domani con un altro spazio riservato ai maggiori quotidiani nazionali e non solo. Buon inizio settimana a tutti quanti voi.